In questa soleggiata ma fresca domenica va in scena un importante Pianese Orvietana, due squadre in ottima salute. La capolista, che dopo i rimpianti del recupero di mercoledì contro il Folonica Gavorrano, torna in campo per mantenere la testa del girone E di Serie D, affronta una squadra organizzata e con ottime individualità, come ho detto è in ottima salute. Quale? L'Orvietana. La palla è per Mugelli, occhio alla falcata dell'11. Mugelli salta un avversario, c'è un'occasione per la Pianese. Mugelli per Coco! La Pianese sfiora il vantaggio, parte subito forte la formazione di Bonuccelli. Prova a passare ancora l'Orvietana, che vince un rimpallo, la conclusione e la palla si pide al lato. L'Orvietana ha un'occasione gigantesca, l'uscita sbagliata della Pianese e l'Orvietana rischia di passare in vantaggio con Ricci. La rincorsa di Bassini, parte lui e segna Bassini, sblocca il match sul calcio di rigore, passa in vantaggio l'Orvietana. Orvietana che negli ultimi minuti aveva preso un po' di campo. Parte Daniel Coco, la rincorsa è una finta, andrà Modic, l'ha tolta da veramente una conclusione pericolosa di Michael Modic. È volato Marricchi a negare il gol dell'1-1. Simeoni, occhio alla corsa dell'Orvietana in corsia, apertura senza vedere di Rinaldi che manda Rosini, può anche concludere, bravo Ricco. La conclusione di Rosini al minuto 36. Rischia solo adesso, parte Michael Modic, la conclusione, ancora Marricchi, la palla rimane lì con Mugelli e non c'è niente secondo il direttore di gara, anche secondo me, io sono rimasto un attimo le donne. Attenzione, ancora 1-2 con Mugelli, non passa il pallone, arriva Modic, pronti a ripartire con la Pianese che sostituirà il difensore Pinto con Giulio Grifoni. Morelli e la palla viene deviata, finisce bene per l'Orvietana, Mignani, e Ricco si esalta Ricco su Mignani. Orvietana veramente fortunatissima ancora con un'occasione straordinaria di Mignani, ma la palla era finita lì dopo una deviazione. Mugelli, cross per Grifoni la rimette per Simeoni, si rifà il capitano, arriva lo stacco di Luca Simeoni, è 1-1. Le donne, può andare da Grifoni, occhio all'attacco della Pianese, Grifoni, sterza, può concludere, ha parato Marricchi e poi Daniel Coco. Simeoni arriva, poi tocco, la palla non passa, le donne, alto! Pianese che adesso meriterebbe il vantaggio. Distende l'Orvietana, torna Giulio Grifoni, Orvietana in contropiede, Orvietana all'attacco, in area di rigore. Bravo Ricco a tenerla lì. Fischia adesso il direttore di gara, la Pianese fa 1-1 davanti ad un comunale gremito. Pianese che il primo tempo ha sicuramente fatto male, il secondo tempo è scesa in campo con un'antropiglia, avrebbe meritato la vittoria, ma si sa, in questo momento della stagione va così. Prossima partita la Pianese sfiorerà il Terranova Traiana, ma rimane comunque a +1 sull'Arezzo. Un saluto da Angelo Nai. Allora mister, pari in rimonta, è stata una partita che per certi versi ha assomigliato anche a quella di mercoledì col Gavorrano. Un primo tempo un po' sottotono, invece una grandissima ripresa, se ci fa un po' un'analisi. Primo tempo brutto, secondo me la partita di la mezz'ora del secondo tempo di Gavorrano è stata nettamente superiore a quella di oggi. Abbiamo pagato le tre partite in una settimana, l'ultimo quarto d'ora non abbiamo avuto la forza di riproporci come dovevamo. È chiaro che per la rosa della Pianese attuale, con tutti i problemi che ci sono, chiaramente le tre partite di una settimana qualche problema ce lo creano, però ripeto, non ci piangiamo addosso, sono contento del punto perché l'Orvietana ha meritato. Primo tempo abbiamo fatto una brutta partita, il secondo tempo abbiamo provato a rimetterla su, abbiamo avuto qualche occasione, però insomma dai, la squadra non era quella di sempre, soprattutto sotto il profilo anche dell'intensità abbiamo lasciato qualcosa, dispiace, però ripeto, fa parte del nostro percorso, speriamo di recuperare quei tanti giocatori che hanno qualche problema e poi ci giochiamo in rush finale.
Ecco, sì, dicevamo, nei secondi tempi, sia di mercoledì che di oggi, per l'appunto c'è stata una grande mole di gioco. Secondo lei, perché non, alla fine la Pianese non è riuscita a portarsi del tutto la vittoria a casa? Magari per un fatto di lucidità sottoporta, per un fatto di stanchezza appunto delle ultime, visto, le ultime partite, visto il gran campionato che la Pianese sta facendo? Ma le tre partite di una settimana, oggi avevamo... Lepri ha giocato acciaccato, Marina ha giocato acciaccato, Grifoni aveva un problema, Gagliardi è fuori, Polidori è fuori, Rinaldini è fuori, insomma sono sei calciatori che per noi sono fondamentali, quindi è chiaro che la squadra possa risentire un pochino nell'arco dei 90 minuti. Oggi abbiamo fatto benino, credo un quarto d'ora, 20 minuti del secondo tempo, però diciamo la verità, non siamo, col Gavorrano abbiamo assolutamente, meritavamo assolutamente la vittoria. Oggi credo che il pareggio sia il risultato giusto per quello che ha fatto vedere l'Orvietana il primo tempo e negli ultimi quarto d'ora del secondo, dove purtroppo noi non siamo riusciti ad essere arrembanti come siamo stati per un minutaggio più alto contro il Gavorrano. Allora, diceva prima dell'infinito elenco di infortunati della Pianese, per domenica prossima a Terranuova conta di riprendere qualcuno, che torni qualcuno disponibile. E poi altra domanda, due partite che diciamo così il trequartista non è Rinaldini ma è Le Donne, che è questo ragazzo arrivato da poco. Secondo lei al rientro di Rinaldini i due possono coesistere oppure si daranno comunque, diciamo così, il cambio? Dipende anche la scelta, Le Donne è un 2004, quindi la scelta è vedere se farlo giocare lì o dall'altra parte. Chiaramente possono coesistere sicuramente, è chiaro che noi domenica sicuramente non penso che Polidori, Gagliardi non ci saranno. Marino, bisogna vedere cosa, aveva un problema prima della partita, ha giocato, ha stretto i denti, poi non ce l'ha più fatta, quindi non so, guarderemo un settimana l'entità. Rinaldini c'è sempre un po' di dolore, noi abbiamo cercato di preservarlo perché se c'è una ricaduta magari non gioca più per tutto il campionato, quindi anche domenica non vogliamo affrettare, speriamo di che possa stare bene, però non lo sappiamo. Grifoni credo che sia l'unico che ha preso una botta nel solito punto dove aveva problemi, quindi credo che possa, lui e Lepri credo che ci possano dare una mano domenica. Una Pianese che veniva da tre incontri in sette giornate, un po' affaticata, però insomma secondo tempo, cioè primo tempo prima della rete, un po' la gara si era incanalata a favore bianconeri, o poi siete venuti voi dopo il rigore, poi il secondo tempo siete stati un po' schiacciati, però c'è stata una grossa occasione di Mignani sulla quale Ricco si è superato come all'andata, e poi insomma risultato giusto alla fine, che ne pensa? Sì, sì, risultato giusto, magari possiamo dire poi se facevamo il raddoppio magari vincevamo, però obiettivamente il risultato è più che giusto. C'è la Pianese, una grossa squadra, io sono contentissimo di quello che stanno facendo questi ragazzi, perché abbiamo ringiovanito notevolmente l'organico, ma notevolmente, però ogni settimana c'è una lieta sorpresa di qualche ragazzo che si mette in mostra, che dà tutto. Per noi la strada chiaramente è molto 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 lunga, sicuramente, però durante la settimana uno si diverte, nel senso che vedi questi ragazzi che si impegnano, danno l'anima, poi può andare più o meno bene, perché obiettivamente il nostro campionato è quello della salvezza, mentre quello del Pozzi Bonsi è fare un campionato importante, quindi della Pianese, scusate, perché ultimamente abbiamo incontrato tutte le più forti, quindi dai, sono contento del risultato e contento delle prestazioni che stanno facendo questi ragazzi. È finito, no? Senti mister, allora Caravaggi molto bene, l'hai buttato nella mischia classe 2005, ha fatto veramente una grande partita, il suo esordio dal primo minuto, e complessivamente credo che anche tutti gli altri, Proietto, Rosini, insomma mi sembra che abbiano interpretato la partita nel modo giusto. È andato tutto quello che avevano, abbiamo da limare ancora diversi difetti, ma quelle sono cose mie, devo essere più bravo io a correggerli, però ragazzi sta andando tutto, considerando che tutto oggi
già in partenza per scelta anche fisica, ma anche tecnica, per una gestione di giocatori, insomma, è rimasto fuori un giocatore come Tomassini, come Lazio, però io ho fatto la forza delle squadre mie sul gruppo, tutti devono giocare. Tutti devono giocare, perché se tutti giocano tutta la settimana si allenano tutti, se qualcuno gioca sempre e qualcuno non gioca mai è più dura. Quindi ripeto, sono contentissimo soprattutto di quelli che stavano giocando di meno, che però stanno andando tanto. Quindi ripeto, è un buon risultato, e col Seo del Puglia si andava in vantaggio, con i sì, con i ma, però si dice che il patrimonio dei, si può dire, dei coglioni, quindi se ma niente, si andava in vantaggio, se non prendevamo gol. Il risultato è giusto, obiettivamente giusto, fatto, ripeto, contro una grossa squadra, ma noi non ci siamo mai tirati indietro, nel senso che ci abbiamo provato fino alla fine, magari nel finale ripartendo, non più con tanta facilità, però c'eravamo, fino alla fine siamo stati là, abbiamo creato qualche problema alla Pianese, quindi contentissimo della prestazione, oltre che del risultato. Arezzo, Poggibonsi, Pianese, adesso c'è, diciamo, la quarta squadra forte sulla carta, almeno il Florina Cavorrano, che oggi ha impattato a Poggibonsi 4-4, e poi, diciamo, sulla carta c'è gli scontri diretti, però queste tre gare, queste quattro gare le ha affrontate tutte con il piglio giusto, è quello che necessita per andare avanti, no? Le squadre mie devono avere il piglio giusto, perché o perché mi sono preso un'etichetta, o perché dalla Serie C in giù ando sempre squadra in lotta per la salvezza, quindi si vede che oramai mi hanno dato l'etichetta, quindi ti fanno allenare solamente squadre che stanno un po' in difficoltà. Però dai, al di là di quello, noi dobbiamo cercare di fare risultato indipendentemente se giochiamo con lo Stiamare o giochiamo col Cavorrano. Poi a volte ci riusciamo, a volte no, però dobbiamo provarci. Perché se devo allenare una squadra che va in campo solo per difendersi, che non sa minimo, non mi diverto. E se 65 anni non mi diverte, è meglio che lascio perdere tutto. Quindi voglio ancora divertirmi, se voglia, e ripeto, i ragazzi seguono molto, questo mi fa piacere.